L'Associazione per il Tibet e i diritti umani ha presentato a Palazzo Lascaris il programma delle iniziative per il 2013. Sono intervenuti il presidente Gian Piero Leo e il vicepresidente Gianna Pentenero. La data scelta per la presentazione ricorda il 63° anniversario dell'occupazione cinese in Tibet, che Pechino definisce pacifica liberazione, ma gli attivisti per i diritti dei tibetani descrivono come una sistematica repressione di questo popolo. I programmi dell'Associazione per il Tibet e i diritti umani sono molto numerosi, ma citiamo i due più importanti e più vicini. Un grande convegno internazionale sull'Iran con la partecipazione di alti rappresentanti e poi un incontro internazionale sul Tibet, sempre in Piemonte, che vedrà la ripresa dopo tanti anni di pausa dei colloqui fra il governo cinese e il governo democratico tibetano e gli esponenti del popolo tibetano. Esattamente 54 anni fa in Tibet più di 120.000 tibetani sono stati uccisi perché loro hanno andato contro l'occupazione cinese, perché loro non volevano che il governo cinese occupasse il Tibet. Dopo 1959 il Dalai Lama ha dovuto scappare dal Tibet e ha rifugiato in India, per cui ha formato un governo tibetano in esilio.